Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Siamo la quinta e l'ultima domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi. Domenica prossima ci sarà già l'inizio della settimana più santa dell'anno, la settimana santa. Il tema di quest'ultima domenica di Quaresima, che culmina nella risurrezione di Lazzaro, è proprio quello della vita che vince la morte. E il distacco tra la carne corruttibile e lo spirito che dà la vita. Io, come dire, nelle due che farò questa sera, vorrei approfondire con voi la prima e la seconda lettura. Domani un più ampio spazio al Vangelo che richiede una considerazione a parte per i molti argomenti che apre. Il profeta Ezechiele, visione, dice Dio: io apro i vostri sepolcri e vi risuscito le vostre tombe. Quindi sembra una visione che abbia a che fare con la risurrezione della carne, la risurrezione dell'ultimo giorno. Cominciamo a chiederci questo questa sera, figlioli miei cari. Tra poco noi recederemo il credo. Nel credo diciamo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. È la nostra professione di fede. Voi, io pure, ci credete che quando Cristo tornerà nella gloria giudicare i vivi e i morti, ci sarà la risurrezione della carne? Non è uno scherzo, non è una favola. Cioè, questo corpo, io ho qualche annetto, quindi diciamo che tra 60 anni sicuro da sotto qualche metro di terra da qualche parte, e si corromperà, riceverà la vita dallo Spirito di Dio per intervento di Gesù Cristo e risorgerà. Cioè, Dio non si è sbagliato a creare gli uomini con corpo ed anima. Noi moriamo, e questo anche bisogna vedere se quanto ci crediamo, per un motivo molto semplice: la morte non è mica volontà di Dio. Noi non siamo mica stati creati per morire, la nostra anima non è stata creata per essere violentemente separata dal corpo con l'esperienza tragica della morte. E questo corpo, che è il capolavoro di Dio, voi avete idea di quello che è il corpo umano? Io tante volte penso, vorrei tanto ristudiarmi un po' di biologia, un po' di anatomia, con gli occhi che ho adesso, ma starei tutto il giorno con due occhi così. Perché se uno si studia la bellezza del corpo umano e poi dice che è ateo, vuol dire che perdonatemi, si può dire dal cuore al pubblico, che è un imbecille. Nel senso che imbecille tipologicamente significa uno che è zoppo e che cammina senza un punto d'appoggio, quindi che si sfracella per terra, quindi che è talmente sciocco che non capisce l'ovvio, che se sei zoppo devi camminare attaccato a qualcosa. Capite? La perfezione del nostro corpo, di minima cella del nostro corpo umano, capite? Attesta la sua assoluta origine divina. Quindi questo corpo non è stato pensato per marcirsi. Quando risorge Gesù, risorgerà, gli dicono che con 4 giorni, voi sapete che dopo 4 giorni della morte i nostri corpi già ci si sposta vicini della puzza che mandano. Voi capite che questa è una cosa puntarella, non è molto conforme alla dignità dell'uomo. Perché moriamo? Si è sbagliato il padre Eterno a creare anche il corpo? O a creare... Voi sapete che tutti quanti più vicino a voi, se io facessimo una domanda, quanti siamo adesso in chiesa? Qualcuno conterebbe 1, 2, 3 a occhio e colore, 60, 70 persone. Dobbiamo sempre moltiplicare con 2, perché voi vicino a voi c'è l'angelo custode, non lo vedete ma c'è sta. Solo che l'angelo custode, a differenza di noi, è un puro spirito, è un'anima senza il corpo, che è stato creato così. Noi non siamo angeli, noi siamo uomini, d'accordo? E perché siamo uomini il nostro corpo diventa cibo per i vermi? Questo è il tema principale della liturgia e che approfondisci, che viene proprio approfondito dalla prima alla seconda lettura. Quindi noi ci crediamo che corpo risorgerà, ma ci crediamo in questo corpo, sapete perché noi moriamo? Per il peccato originale commesso dai nostri progenitori ed alimentato da tutti quanti i nostri peccati. Perché il Catechismo ci insegna che alcuni peccati si chiamano peccati mortali? Perché producono la morte dell'anima, e la morte dell'anima è la separazione dell'anima da Dio. È la volontà dell'uomo che si sgancia dalla fonte della sua vita, che è la volontà di Dio. Questo distacco, quindi l'anima che si stacca da Dio, cosa produce? Produce il fatto che un bel giorno il tuo corpo, contro la tua volontà, morirà e si staccherà dalla tua anima. Capite? È un distacco conseguente.
Queste sono verità di fede, figlioli miei cari. Non è che io adesso non sto facendo un predicozzo tanto per dire qualcosa. Questa è la dottrina ufficiale e autentica della Chiesa Cattolica, cioè Dio ha rivelato queste cose, Gesù Cristo ha rivelato queste cose. Noi siamo cattolici se e in quanto crediamo a queste cose, capite? Quindi quando vedremo la settimana santa, quando vedremo la passione e la morte di Gesù, come sottofondo ci deve sempre stare la coscienza che tutto quello che Gesù ha passato dipende dai guai che abbiamo combinato noi, cioè la morte che noi ci siamo autoprocurata. Gesù l'ha vissuta violentemente, facendosi carica di tutte le conseguenze dei peccati di tutta l'umanità, compresi i miei e i tuoi. Capite? Anche se quel fatto è successo storicamente 2000 anni fa, chi ha messo in croce Gesù, io lo dico per me così non si offende nessuno, sono stato io, non gli ebrei, né i romani che ne sono stati gli esecutori strumentali e materiali, io. E questo non è un modo di dire, Cesare, tu fai questo bel pensiero così, e ti fai una bella meditazione, ti fai un piantarello sulla morte di Gesù. No, no, questa è la verità, capite? Verità che deve essere chiaramente da noi accolta e creduta. Avete visto Gesù nel Vangelo di Lazzaro cosa dice? Io sono la soluzione alla vita, ci credi tu o no? Si chiamano verità di fede perché devono essere credute. Cioè, nessuno ti dimostrerà che Gesù alla fine del mondo viene e fa risuscitare i morti. Non c'è dimostrazione per questo. È una verità annunciata da Dio e la Chiesa la propone a credere. Nessuno ti può dimostrare che la causa reale della morte è il peccato dei nostri progenitori, né ti può dimostrare che San Tommaso ha messo la domenica una sola, perché qualcuno ti dice il peccato mortale, ma tanto io non li faccio i peccati mortali, perché non ammazzo un bubo e quindi non li faccio. Fa peccato mortale, basta mancare una messa domenicale senza che ci sia una grave obbligazione, cioè quello è un peccato mortale. Non lo dico io, lo dice il catechismo della Chiesa Cattolica, capite? Per questo che spero che voi abbiano insegnato al catechismo, se uno manca dalla messa deve confessarsi prima di fare la comunione, questo è uno fra i tanti, capite? Nessuno ti può dimostrare che se tu non sei andato a messa la domenica la tua anima è morta, cioè non c'è più la grazia di Dio. Ma io non mi sento tutto sto gran criminale che ho mancato a messa la domenica, lo so che non te ci senti, te pure capisco, però guarda che dentro la tua anima, che è una realtà spirituale dove succedono cose di cui non sei consapevole, è successo questo, cioè una grazia di Dio non c'è più, capite? Per recuperarla devi andare a confessare, ricevere un sacramento che tu restituisci, capite? Allora, dietro lo sfondo della risurrezione di Lazzaro e della risurrezione della carne, della morte, io domani vorrei parlare anche un bel po', alla luce di quello che ho detto, della dignità del corpo umano, perché oggi il corpo umano viene solo idolatrato, ma non gli viene riconosciuta nessuna dignità, né nella vita presente e nemmeno nella vita dopo la morte. Perché come ho scritto nel bollettino di qualche tempo fa, oggi si sta diffondendo, vi invito a prendere, ci sono ancora del materiale, la pratica della cremazione, che non è cattolica, non è cristiana, anche se in teoria è vicina. Ho fatto delle fotocopie, ho scritto un bellissimo articolo su Chiesa Pontina da Don Patrizio Di Vinto, già direttore dell'ufficio liturgico e vicario coraneo di Latina, non è l'ultimo prete della diocesi, dove illustra un documento della dottrina della fede recentemente uscito e approvato da Papa Francesco, che dice: attenzione, facciamo un po' di discernimento sulla pratica della cremazione, che non è cristiana. Quando andremo a Pompei, al pellegrinaggio parrocchiale, quando si va in visita nei posti romani, si visita sempre il cimitero. Sapete dove stanno le urne centenarie? Nei cimiteri dei pagani erano i romani che bruciavano i morti. Perché? Perché il morto puzza, tutta robaccia, lo liquidiamo, tanto finita la vita, è finito, d'accordo? Perché tanto loro pensavano che c'erano lì, manco ci vedevano, gli do fuori e finito il discorso. Chi sono stati i primi che hanno detto no, questa cosa non si deve fare? Noi siamo stati. Andremo probabilmente negli anni prossimi a qualche pedina, cioè l'avete visto? Le catacombe. Cosa sono le catacombe? Le catacombe sono i primi cimiteri dei cristiani, capite? Altro che quelle oggi, che noi ci lamentiamo dei cimiteri, cioè per scavare catacombe a quei tempi, ma non vi rendete conto il lavoro che si doveva fare, il pericolo che c'era a scavare sottoterra, se ti crolla tutto addosso, con quei cunicoli, quei rocoli. A un certo punto i cristiani sono andati a nascondere le catacombe, noi oggi pensiamo alle catacombe come luoghi
dove si nascondono i cristiani perseguitati. Sì, ma ci andavano lì perché stavano sotto terra, ma erano cimiteri. E perché i cristiani facevano questi? Perché il corpo, questo corpo che ha ricevuto lo Spirito Santo in vita, perché è battezzato, c'è una dignità enorme, che cosa fa con la morte? Sì, l'anima si separa, ma per un certo periodo di tempo. Poi l'anima rientrerà, la Chiesa dice, in questo stesso corpo che ho avuto oggi, così come l'ho oggi, e risorgerà, perché Dio non si è sbagliato. Allora questo corpo, anche dopo la morte, va trattato con rispetto e dignità. Capite? Questo non significa, lo troverete scritto nel documento, che non sia lecito in alcune circostanze, per motivazioni igieniche, per ragioni contingenti, fare la cremazione, d'accordo? Ma non deve essere assolutamente da noi cristiani considerato come una cosa normale, o come dice, che facciamo? C'è il cimitero? Come le pare? No, non è come le pare, capite? Perché noi abbiamo un modo di rapportarci al corpo da figli di Dio. Se fate attenzione ai funerali, voi capite, i segni che la Chiesa fa, fatevi sempre attenti, non sono casuali. Avete visto un funerale cosa fa il sacerdote prima che la barra esce? Cosa faccio io? Aspersione con l'acqua bendita, giusto? E poi addirittura l'incenso. E perché l'incenso secondo voi? Voi sapete che l'incenso, quando si usa l'incenso, che cosa si incensa? Si incensa l'altare, si incensa il Santissimo Sacramento quando c'è stata l'adorazione, si incensa il Vangelo quando c'è la messa solenne, si incensa chi c'è la processione di San Giuseppe, la statua del Santo Patrono. Cioè l'incenso è simbolo di una venerazione dovuta a una realtà che ha a che fare con Dio. Ma il nostro corpo umano è santificato dalla grazia e attende dopo la morte la risurrezione della carne, capite? Questo dobbiamo essere consapevoli. Noi, proprio in un tempo in cui idolatrano il corpo, però poi lo trattano da pezza da piedi, dobbiamo essere attenti a queste cose. Allora, cosa dice la seconda lettura? Rapidamente. San Paolo dice, bene, ci sono due modi di vivere. La vita secondo la carne, la chiama così, e la vita secondo lo Spirito. E dice, noi figli di Dio non possiamo vivere secondo la carne, ma dobbiamo vivere secondo lo Spirito. Perché? Perché lo Spirito Santo non sarà solo quello che per la parola di Gesù farà riprendere vita al nostro corpo mortale nella risurrezione, ma lo Spirito Santo è anche quello che fa riprendere vita all'anima dopo che ha commesso il peccato mortale. Se voi fate attenzione, quando vi andate a confessare, qual è la formula dell'assoluzione in italiano? Ve la dico, Dio Padre di misericordia, che per mezzo di Gesù Cristo è rinunciato a sé il mondo con il Padre, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, gli conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. Cioè, la sera di Pasqua, Gesù è apparso agli apostoli e gli ha detto, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi vivere secondo lo Spirito cosa vuol dire? Noi lo diciamo comunemente, vuol dire vivere in grazia di Dio. Ricordate questa espressione che si usa al catechismo, cioè lontano dal peccato e riconciliato con il Padre. Vivere secondo la carne che significa? Significa vivere non in grazia di Dio, oppure secondo la terminologia più classica, vivere in stato di peccato mortale. Vi ripeto, non ci vuole tanto. Come si vede se uno sta in grazia o non sta in grazia? Guardate che si vede subito. San Paolo dice, quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Cosa significa questo? Allora, voi capite, secondo la carne, un'espressione un pochino tecnica, la nostra carne è proprio la nostra carne reale. Qual è il principio della mia carne? Qual è l'istinto primordiale del nostro corpo? L'istinto di sopravvivenza e l'istinto di conservazione. Cioè la carne pensa prima a sé, capito? Pensa a sé. E perché se non ci pensa, muore. Quindi è proprio insito della nostra natura. Qual è invece il principio divino dello Spirito? Nostro Signore, a chi pensa prima? A sé o a noi? Pensa prima a noi, perché il principio dell'amore è mettere gli altri davanti a noi stessi. Allora, facilissimo, tu vivi in grazia di Dio, vivi secondo la carne, secondo lo Spirito. Si vede benissimo dalle tue reazioni. Quando qualcuno ti fa qualcosa, tu che fai?
reagisci o perdoni. Subito, subito. Se stai con lo Spirito di Gesù, che cosa ha fatto Gesù a chi gli sputava in faccia? L'ha perdonato? Se tu lo vai a fare a qualunque persona che va in giro, non fate la prova, che se poi a casa con le ossa rotte, non dite come ho detto io, se tu vai a sputare in faccia a qualcuno che va in giro, ti fai una faccia così, d'accordo? Perché? Perché il principio dell'egoismo, che è quello che sei fatto come sputi in faccia, che le volte come sputi in faccia, questo è vivere secondo la carne, è vivere alla maniera umana. Questo è un esempio sciocco, voi capite che vale anche a altissimi livelli, a tutte le forme di male che ci possono fare, che possono anche essere molto molto gravi nella nostra vita. Come reagiamo a questo? Allora, un termometro è questo. Se uno vive non in grazia di Dio, reagisce alla maniera umana. Vi ricordate Gesù, prima che cominciasse la Quaresima, quando c'erano tutti quei discorsi del Maggio di Chiesa, diceva: gli uomini fanno così, ma voi siete figli miei. Voi non siete semplici uomini. Se, dice, che cosa fa uno quando lo tratta male? La prima cosa, gli toglie il saluto. E cosa dice sul Vangelo? Ma se voi date il saluto solo a quelli che vogliono bene, ma che fate di straordinario? Ma questo lo fanno tutti. Io sono venuto a portare al cielo sulla terra qualcosa di più, quindi non semplicemente a insegnarvi ad essere delle brave persone, il che di questi tempi ci accontentiamo, perché sono una brava persona educata, un mondo in cui viviamo, niente non è. Ma i figli di Dio vanno molto oltre questo qui, capite? Cioè, lo Spirito Santo non è che viene solo dentro di me per farmi essere un pochino più educato, no? Lo Spirito Santo viene dentro di me per farmi santo, capite? Dice, ah, ma io non c'ho tempo da dedicare al nostro Signore. Beh, se uno vive nello Spirito Santo, in grazia, non trova il tempo da dedicare al nostro Signore, alimenta la vita interiore. Mette Dio all'ultimo, ma al primo posto, potremmo andare avanti a lungo su questo argomento. Allora, prima di Pasqua, chiediamo al Signore la protezione di Maria Santissima e ci dia un pochino di luce per capire bene come sta la nostra anima. Se è abitata dallo Spirito e se abbiamo una buona vita cristiana, o se è abitata più che altro da un principio di azione semplicemente umano, che ha bisogno di essere rinnovato, che ha bisogno di essere purificato, che ha bisogno di essere riempito dal Signore. E la Pasqua è l'occasione più opportuna per poterlo fare. Affidando a Maria l'ultimo tratto del nostro cammino quaresimale, chiediamo al Signore la grazia di disporre sempre più e sempre meglio i nostri cuori all'azione dello Spirito Santo, perché possiamo vivere santamente la Pasqua ormai vicina. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.